Ciao a tutti amici di Cristiano Rui TV, benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio canale YouTube e questo è un appuntamento un po' particolare perché cade proprio nel giorno del 39esimo compleanno di Riccardo Cacà e ho scelto di ritornare a Santiago Bernabéu per fare tanti auguri a quello che è sicuramente uno dei giocatori, dei miei giocatori del Milan preferiti, ma altrettanto sicuramente uno di quelli a cui sono più legato anche affettivamente, non soltanto per le vittorie, i successi e le gioie che ha dato ai tifosi milanisti. Oggi compie gli anni e io sono qui al Santiago Bernabéu, non posso non ricordare quella giornata indimenticabile del 30 giugno 2009, sono passati ormai 12 anni, ma ricordo ancora le emozioni di quel giorno in cui Kakà passò a giocare con la maglia del Real Madrid. Era un idolo, era un simbolo, era il simbolo di un Milan che ha smesso di esistere proprio con la partenza di Kakà. È stata la prima, anzi forse la più grande delusione che ha dato la proprietà di Silvio Berlusconi ai tifosi del Milan, cioè vendere quello che era non solo un loro idolo assoluto, ma anche per tanti un modello, una persona alla quale tutti erano legati. È arrivato il giorno in cui il Milan, per motivi economici, ha dovuto cedere per 67 milioni e mezzo Kakà. In realtà l'aveva ceduto già qualche mese prima al Manchester City per una cifra quasi del doppio, ma il giocatore aveva rifiutato il trasferimento e aveva detto io voglio restare al Milan. Se proprio devo partire dal Milan, l'unico posto dove vorrei giocare è il Real Madrid. Dunque Adriano Galliani con Florentino Perez, che proprio nell'estate del 2009 tornava alla presidenza del Real Madrid dopo gli anni deludenti di Calderon. Florentino Perez che voleva tornare e ripresentarsi da galattico. In un'estate ha fatto una campagna acquisti eccezionale, tra gli altri ha preso, pensate, Benzema, Kakà e Cristiano Ronaldo, che è arrivato una settimana dopo il campione brasiliano. Ma io voglio ricordare non tanto quello che è successo prima e dopo l'arrivo di Kakà al Milan o al Real Madrid, voglio ricordare proprio la mia esperienza personale per fare gli auguri al mio idolo Kakà, perché grazie a un'idea del direttore di questo nuovo stadio Fabio Ravezzani, 12 anni fa lui pensò di trasferire tutto l'affetto popolare dei milanisti a Kakà con un'iniziativa nazional popolare, cioè quella di raccogliere mail, messaggi, lettere, addirittura uno striscione della curva che mi aveva consegnato il barone e farli consegnare a me e al collega Andrea Longoni qua a Madrid, proprio nel giorno della presentazione in pompa magna davanti a 70.000 persone qua al Santiago Bernabéu a Kakà. E dunque l'idea era appunto quella di far sentire a Kakà l'affetto di tutti i milanisti proprio in uno dei giorni più importanti della sua vita, in un giorno molto doloroso per i tifosi del Milan. E allora così era nata questa iniziativa. Avevamo caricato la nostra macchina, se non sbaglio una Kia, non mi ricordo quale modello, da Milano siamo partiti con questi 11.000, pensate, messaggi di tifosi milanisti, oltre allo striscione della curva, anche alcuni ci avevano consegnato degli oggetti da dare a Kakà in ricordo. Ma la cosa eccezionale, straordinaria, che mi ricordo di quel giorno, intanto stanno facendo i lavori qua al Santiago Bernabéu, sentite, fu davvero una maratona per noi che partimmo da Milano con destinazione Madrid per consegnare questi messaggi, ma soprattutto per Kakà. Pensate, il giorno prima della presentazione al Santiago Bernabéu, anzi due giorni prima, lui giocava la finale a Johannesburg della Confederation Cup contro gli Stati Uniti, vincendola, aveva vinto anche il premio come miglior giocatore della manifestazione. Questo era accaduto il 28 di giugno. L'indomani mattina lui partì per San Paolo insieme al resto della nazionale brasiliana, quindi con il volo di linea appunto della federazione brasiliana. Atterrato a San Paolo, immediatamente rimbalzava su Madrid, quindi con due trasvolate oceaniche nelle due notti, e dopo in pratica due giorni di volo è atterrato a Madrid alle 8 del mattino a Barajas, che non è lontano dal Santiago Bernabéu. Atterrato alle 8 del mattino, nel giorno stesso doveva fare le visite mediche per il Real Madrid, andare in sede qua alla Puerta 57 a firmare il contratto con Florentino Perez, pranzo di benvenuto e poi alla sera la presentazione ufficiale davanti ai 70.000 del Santiago Bernabéu. Bene, voi pensate, uno dei ricordi che mantengo più vivo della mia professione, della mia esperienza anche da tifoso, è che appena atterrato a Barajas, Kakà, dopo una trasvolata
così massacrante in un giorno così importante per la sua vita professionale, non solo, la prima cosa che ha fatto è stata chiamarmi per dirmi: ci sono pronto, voglio ricevere i messaggi dei tifosi milanisti. Ci ha dato appuntamento all'hotel Mirasierra Suite qua in fondo al Passeggio della Castigliana, e lì ci siamo incontrati per quello che è stato un momento davvero molto emozionante e molto toccante. Non dimenticherò mai che in quell'intervista avevo chiesto a Kakà se prima o poi sarebbe tornato al Milan. Chiederglielo il giorno della sua presentazione ufficiale con il Real Madrid sembrava davvero impossibile, e lui mi rispose: non si sa mai, un giorno potrei tornare. È stato di parola, perché a distanza di qualche anno è tornato, complice anche la sua esperienza negativa qua a Real Madrid, dove la sua stella è stata totalmente offuscata da quella di Cristiano Ronaldo. Però Kakà è tornato davvero e ha mantenuto quella promessa che mi aveva fatto il 30 giugno del 2009. Dunque sono venuto qua per questo motivo, per fare ancora una volta, visto che oggi è il giorno del suo compleanno, tanti tanti auguri a Riccardo Kakà. Ciao a tutti e forza Milan!